Buonasera, bentrovati cari amici di Focus, il mistero della vita, ben trovati nel salotto di Ana, eh, nel nostro primo salotto del mese di luglio di questo 2022. Ben arrivati a tutti quanti, i nostri amici sia di Facebook che di YouTube, grazie, vedo che state iniziando ad arrivare. Ehm, questa sera ospite delle, del mio salotto ho mh, Giorgio Cerquetti, che è un veramente una persona, lui si definisce uno spirito libero. No? E, di fatti, voi vedete il titolo di, questa, di questo nostro salotto è proprio questo: la filosofia degli spiriti liberi, perché lui si ritiene prima di tutto uno spirito libero. Però noi sappiamo che nella sua storia, negli anni, ha vissuto molte esperienze, ha pubblicato diversi libri, ha fatto tanti percorsi, ha aiutato tante persone, ha, ha dato sostegno a delle realtà che da un punto di vista sociale presentavano molte difficoltà e molte fatiche e noi insomma ci faremo raccontare tutto questo eh, da Giorgio che adesso sta per entrare nel nostro salotto di Focus 3.0. Eccoti qua caro Giorgio, ben arrivato, ben arrivato su Focus 3.0, bentornato perché so che sei già ah, venuto. Ben arrivato anche da parte di Enrico Balantini, che è il nostro fondatore, e ben arrivato da parte di tutti i nostri amici, sia su Facebook che su YouTube, che ti stanno aspettando. Ho visto i eh, eh, commenti nell'attesa ecco, eh, nel post della diretta e quindi, insomma, siamo felici di, e onorati di averti qua, insomma, in questo salotto. E il salotto di Anna, sai, è, è veramente. Un punto di incontro è diventato veramente quello che scrivono i nostri amici, è un raduno tra amici, tra, tra amici. Scusa il bisticcio di parole, perché è proprio un salotto. È loro scrivono, fanno le domande, siamo in questo clima anche piuttosto, come dire, rilassato. È un punto di luce che noi abbiamo cercato di creare. Nella rete dove si possono affrontare appunto le tematiche legate al mistero della vita. E tu, per quanto riguarda il mistero della vita, di esperienze, eh, ne hai fatte tante e hai potuto scandagliare nelle varie sfaccettature questo mistero e la preziosità no, della nostra vita. Ecco io ora. Ti ringrazio dell'ospitalità. Saluto tutti gli amici spiriti incarnati in corpi vari che ci stanno uh -huh. ascoltando. Volevo precisare due o tre cose. Che secondo me la vita non è un mistero, ma è una realtà. Due, che quella che stiamo vivendo è una realtà reale e non virtuale. Perché uh -huh. pensano che il virtuale non sia reale. Noi stiamo vivendo un periodo storico particolare perché stiamo all'inizio del futuro. L'inizio del futuro. Quelli che nascono in questi ultimi anni capiscono che quel tipo di trasmissioni, incontri, salotto, sono reali. Sono fenomeni reali che producono effetti reali. Poi, volevo definire il titolo di questa sera la filosofia degli spiriti liberi partiamo dalla parola spiriti per qualcuno su questo pianeta noi non siamo spiriti siamo solo materia quelli che dicono la frase si vive solo una volta oppure noi siamo stati creati da un essere superiore e se sbagliamo abbiamo tre occasioni tre possibilità se andata siamo portati male l'inferno così così purgatorio e siamo comporati bene paradiso però c'è tutto un altro modo di intendere la realtà antico più antico del cristianesimo che si chiama filosofia amore per sofia sofia sono parole greche filos sofia amore per la conoscenza questo amore per la conoscenza è antico quanto gli abitanti di questo pianeta che hanno sempre vissuto col calendario lunare secondo il ciclo della luna hanno capito le stelle il movimento degli astri io mi riferisco anche se non mi considero indiano più vicino alla filosofia indiana chiamata yoga in india chiamata sanatana dharma la spiritualità dharma sanatana eterna dove lo yoga come diceva lo psicologo svizzero Jung definito successore di Sigmund Freud, Freud. lo yoga è la più antica e completa scienza spirituale umana. Quindi ecco, avendo dato queste definizioni, iniziamo e chi ha delle domande... <ride> ah, ah, sì, per adesso siamo ancora ai saluti per, da parte dei nostri amici che sono contenti, salutano, ringraziano, grazie a voi. Eh, grazie voi tutti. La, parola, la parola saluto è importantissima eh? perché è un augurio di salute. Di salute, no? e Noi ne abbiamo bisogno ah, in questo periodo, chiamava, eh? Ma ne abbiamo sempre bisogno. Si chiamava Igea in Grecia, salus, da cui la parola salve quando eh? saluti, quindi l'augurio di buona salute. La salute non è presa molto in considerazione. Perché molti pensano ai soldi, poi con i soldi cercano di rincorrere la salute. Secondo me, la formula della buona salute è rallenta, rallenta, semplifica, stai leggero e sii felice. Dove stai leggero, non mi rivolgo al maschio, ma allo spirito incarnato, perché lo spirito non ha sesso, non è definibile. Non è neutro e non è né maschile né femminile. È. Quindi noi siamo esseri viventi, eterni e multidimensionali. Ma per capire la multidimensione bisogna capire cosa c'è qua. Quello che in India chiamano il terzo occhio che ci permette di vedere l'invisibile. Perché i bambini spesso hanno paura del buio? Perché non sono stati preparati dai genitori che quando c'è il buio non vediamo gli oggetti della stanza, vediamo delle altre cose grazie proprio a una reazione biochimica della pineale e quello che vediamo è o una proiezione della nostra mente o fenomeni reali. Il libro tibetano dei morti spiega nello stato intermedio prima di lasciare il corpo durante la partenza dal corpo e subito dopo bar do, vuol dire tra i due stati. Bardo, certo. Ma noi ci siamo sempre in questi stati intermedi. C'è chi sogna occhi chiusi, c'è chi sogna occhi aperti, c'è chi va a dormire e passa dallo stato di veglia al sonno, chi si sveglia nel cuore della notte, c'è chi si sveglia la mattina. Bisognerebbe dedicare quei minuti in cui ci addormentiamo o ci svegliamo di notte o ci svegliamo la mattina a meditare sulla multidimensione, noi siamo contemporaneamente uno spirito eterno, contemporaneamente incarnati in un corpo temporaneo e incontriamo altri spiriti. Allora, dicevo, qualcuno dice che noi siamo solo materia, siamo spiriti temporaneamente incarnati e anche limitati, se vogliamo dire, perché il corpo, limitati dalla materia, infatti, molto. No, eh, sai, Beh, diciamo il... che perché quando uno fa il bagno al mare sta meglio perché pesa meno, galleggia, pesa sì. meno quindi si sente un sollievo. Allora, il corpo in stato di relax permette alla mente di muoversi, e ci sono degli esseri di altre dimensioni di altri pianeti a cui gli hanno messo le ali. Ma non, ha, non hanno le ali, hanno il potere di, di muoversi, certo. di spostarsi senza essere soggetti sì, come noi, sì. che abbiamo un corpo, alla forza di gravità. Eh, Quindi, è per questo che voglio dire che abbiamo un limite, la nostra fisicità, in qualche modo, ci limita, ecco, già solo in quella che è la l'apparato la, la, sì, recettivo. Ecco. Sì, però conoscere i limiti è importante. È segno di filosofia cioè ci vuole filosofia per vivere qua no Bravo. se vuoi nuotare ti devi muovere in un certo modo altrimenti affoghi no quindi noi stiamo viaggiando nell'oceano dell'esistenza materiale chiamato samsara in sanscrito caratterizzato da quattro fenomeni naturali la nascita la malattia la vecchiaia e la morte siccome la morte è inevitabile dobbiamo prima capire come gestire la malattia e vecchiaia. Allora, io sono vegano da, da più di 60 anni, ma non ho 60 anni, quindi lo sono diventato nel 1960, quando tutti mi dicevano morirai, compreso il medico di famiglia, in base a ricordi di incarnazioni precedenti. Ho incontrato preti, ho incontrato professori di teologia cardinali, che mi ha detto, ma come mai se c'è una incarnazione nessuno torna indietro a dirlo? È perché l'avete ammazzate tutti, li avete torturati, uccisi. Testimoni, certo. Tutti. Perché se vai in India e dici che ricordi le incarnazioni precedenti, se vai nella cultura buddista, che è molto diffusa nel mondo, non si stupisce nessuno certo. se qualcuno ricorda le sue incarnazioni precedenti. Certo. Infatti, in India pensano. Che Mozart da bambino era un genio musicale perché ricordava le vite precedenti. Dicono che sia stato anche un devoto di Krishna, infatti, ha scritto il flauto magico ed è morto giovane. Mozart non è vissuto a lungo, però in anche quel... dicono, abbia... dicono anche che lui abbia composto sotto ispirazione, insomma, che la sua musica era una sì, musica su ispirazione su dico io ricordi di vita precedenti, no? Quindi già diciamo, perché nessuno torna, no, torna, ci sono perché noi essendo nati nella cultura europea occidentale, pensiamo che c'è solo questa, no? Beh, pensa eh, Giorgio, e Però... tu lo sai, no, che quando eh, io mi ricordo quando andai a intervistare il Dalai Lama, questo il tense jazz, no? Il 14 Dalleidama, e, e appunto e si ricordava questa tradizione, cioè che si va a, a far identificare già da bambini, no? cioè gli oggetti appartenuti a vite precedenti, sì, a e vita lui lascia, maestri. Mm. Sì, prima di lasciare il corpo fisico, lascia delle indicazioni di dove mm. rinasce, poi vanno là, gli fanno vedere. Degli oggetti personali mescolati da altro oggetto, insomma c'è un test. Sì, Anch'io ho sì. contattato tre volte. Dalle Lama mi sembra una brava sì. persona. Ma sì. ecco per i, per i cinesi, per, no, per i cinesi no, per il governo cinese è un criminale. E eh. eh beh, certo. Per Dobbiamo. gli occidentali, premio Nobel per la pace, sì. e per il governo cinese è un criminale. Allora è tutta una questione di punti di vista. Se uno diceva che la Terra non è il centro dell'universo, veniva squalificato o anche ucciso. La rivoluzione di Copernico è il Sole al centro, ma non è vero neanche quello. Noi siamo alla periferia di una delle tante galassie, Appunto. un pianeta che non si capisce con quale dinamica gira su se stesso e con quali dinamiche... Gira intorno alla stella Sole, perché il Sole è una stella. Dire che il Sole è una stella, ho trovato anche gente laureata, ma come una stella? Perché dicono il Sole e le stelle. No, il Sole è una delle tante stelle, e non è neanche una delle stelle più grandi della galassia. No? Quindi, noi siamo proprio un piccolo corpo, un piccolo pianeta. Una sì. piccola stella alla periferia della Galassia. Certo, pensiamo alle rivoluzioni, cioè le grandi rivoluzioni, Copernico prima eh, abbiamo avuto, cioè, appunto, la, questa la grande rivoluzione. Poi abbiamo avuto Galileo che ha so, so, mandato a all'aria tutto quanto dopo un po' di secoli, adesso, un po' la volta, secondo me, arriveremo poi a un'altra grande rivoluzione. Speriamo eh, che si riesca a fare questo sarà. salto. La vera rivoluzione è capire la reincarnazione. Sì. Questa non è né la prima vita né l'ultima, dipende da te. Se tu vuoi rinascere, non rinascere al buio, preparati. Se vuoi uscire dal ciclo ripetuto di nascita, malattia, vecchia e morte, chiamato samsara, mm. medita, organizzati, preparati scegli il cibo giusto scegli le compagnie giuste far vedere ai di... nostri amici quello che tu stai dicendo adesso perché il tuo ultimo libro è molto interessante io... voglio mostrare okay. i nostri amici la prossima sì. vita. Oh, con, attività, eh... con attività ho scritto dei libri perché mi piaceva sì. scrivere i libri sì. ho fatto ho fatto anche 5000 tra Seminari e conferenze gratuite in varie parti del mondo. Questi libri li trovate a jo.cerquetti@libro.it. chiocciola Io li spedisco e chiedo di fare una donazione ai programmi monetari di una onlus che ho creato io, che si chiama appunto Libera Condivisione. Abbiamo fatto delle cose in Africa, una scuola. Molto bene. Eh. Abbiamo uno fanotrofio per bambine in, in uh, India, abbiamo anche un lebrosario, perché c'è ancora la lebra. C'è certo, ancora la è lebra. Ancora. Certo, certo. E, Beh, e, 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 e la lebra... di Madre, la madre Teresa. La sì, so. ho incontrato Madre Teresa. La lebra ti prende le estremità, per cui dopo non puoi... Cioè, hai i monchi a pensione. non, non puoi hai pensione. No, non puoi più lavorare, prende il naso, certo. le orecchie, le estremità, e pian piano... Ti uh, consuma. Eh, il corpo, sì. Sì, no? Per cui chi sì. vuole può guardare www.liberacondizione.org. Per me sì. fare sì. dei programmi umanitari è il minimo, della filosofia degli spetti liberi è eh? la libera condivisione consapevole. È vero che qua siamo tutti di passaggio, però cerchiamo di passare bene. Sì, ehm, l'argomento appunto di questa sera, eh, che abbiamo deciso insieme, è. Ci richiama quella che è un po' la nostra natura, no? Ecco, quindi è la, la cosa che secondo me è importante è che una persona come te, con la tua esperienza, con la vita e con il tempo che tu hai attraversato sperimentando tutto quello che hai sperimentato. Come tu hai già accennato, hai fatto tantissime conferenze, corsi, hai scritto, hai incontrato. E, è molto bello poter avere la condivisione di questa tua esperienza questa sera in questo salotto, dove appunto si possa ah. mostrare, mostrare come le varie opzioni di di modi di vivere no? che noi possiamo avere ci possono portare davvero a costruire delle cose belle importanti utili per gli altri e ci possono permettere di vivere davvero il nostro tempo no? con quella che è la nostra natura libera no? ecco, quindi, la, nostra natura la, tua... è, la nostra natura è spirituale anche sì. per quelli che negano la spiritualità ci sono delle parole tipo spiritualità Empatia, misericordia, che non vengono usate nella vita quotidiana, come la parola saggezza, non sono usate. E se noi prendiamo una persona che ha 60 anni, 60 anni vissuti come 20 anni, cioè 8, ho ragione un terzo, a occhi chiusi, dormendo. Quindi alla politica, ai capi religiosi, interessa solo da quando ti svegli a quando vai a dormire. Un terzo della vita non interessa a nessuno, ma in quel terzo della vita vissuta a occhi chiusi, dove non è tutto sogno, è vita notturna se dormi di notte, è vita multidimensionale. Perché la mente non dorme mai, quindi la mente non ha bisogno di dormire. Chi ha bisogno di riposo è il corpo. Ma noi chi siamo? Allora, io faccio l'esempio dell'aeroporto, siamo tutti passeggeri. Se qualcuno continua a rinascere diventa personale di terra, gente che sta nell'aeroporto ma non parte mai. Quindi noi dobbiamo essere passeggeri, esploratori curiosi, intelligenti, capire che questa non è l'unica casa, che questo non è l'unico posto, perché se anche uno continuasse a rinascere qui, può rinascere qui altri 3-4 miliardi di anni, poi scientificamente parlando il Sole non c'è più, la Terra neanche. Quindi noi siamo veramente in una situazione che è una delle miliardi di situazioni possibili che uno può vivere nell'universo fatto di galassie. La galassia è un centro energetico che ruota a spirale, che comprende, siamo questa qui che è chiamata la Via Lattea, 200 miliardi di sistemi planetari. Quella che si chiama Sombrero ho letto che ha un miliardo di sistemi planetari. Quindi quante sono le galassie? Dicono 100 miliardi ma l'infinito non si può misurare e pare dobbiamo... che noi siamo alla periferia di tutto l'universo ecco. no, siamo una alla, delle per... teorie, di alla periferia una delle galassie, di una delle galassie è una delle teorie per che cui... io ho sentito che non solo siamo alla periferia di una delle migliaia centinaia, ma anche nella periferia cioè di una visione così espansa e, allarg e allargata di noi un, siamo, un grande noi, universo eh. noi tecnicamente siamo più vicini all'uscita dalla galassia che non al centro della galassia. Sì. Per andare al centro della nostra galassia dovremo viaggiare a 300.000 km al secondo, 300.000 km al secondo, la Terra non è 300.000 km, per 30.000 anni e arriveremo al centro della galassia, In 300.000 km al secondo ininterrotti. Facciamo prima uscire dalla galassia. Quindi, sì perché non accettare perché qui nella cultura occidentale adesso comincia persino il governo americano a dire che sono fenomeni, quelli che si chiamano UFO fenomeni aerei non spiegabili la Nimitz che è una grandissima porta aerea a largo di San Diego, ultimamente le ha fotografate ha mandato i video al congresso dicendo fenomeni aerei non spiegabili sicuramente non sono russi, non sono cinesi Punto. ma la, la, la cultura indiana spiega che da decine di migliaia di anni la Terra è visitata non dai marziani o da un gruppo, da migliaia di civiltà aliene che hanno programmi diversi, intenzioni diverse, e tutte queste civiltà aliene hanno interagito con piccoli gruppi del pianeta Terra. No? È come se noi accettiamo se noi accettiamo l'idea della Madonna, ad esempio, a Guadalupe, che non è in Europa, a me, a Guadalupe, a Lourdes, a Fatima, a chi è apparsa la Madonna? A, a Lourdes, a Bernadette. Guadalupe è apparsa a poche persone. A, a Fatima a tre persone, però se ne parla. Perché tutti pensano che per apparire devi atterrare o a Piazza San Pietro o davanti al Vaticano o, o davanti, non so, davanti, a centro di Parigi. Loro hanno una loro logica. Io così per sdrammatizzare, dico le civiltà aliene sicuramente hanno un sistema facile per misurare il livello di intelligenza degli abitanti del pianeta Terra. Non a caso scelgono pastorelli, bambini persone dalla mente aperta che infatti il successo del film ET che vuol dire extraterrestre è che mentre i bambini accettavano l'ET in qualunque forma gli si presentava gli adulti no quindi il messaggio di quel film è che gli adulti hanno paura del diverso sotto ogni forma il diverso il bambino no il bambino non ha paura, no? Allora, perché certo. il bambino viene spaventato? Perché non gli dicono la verità. La verità è tu esisti, tu esistevi, e tu continuerai a esistere. Quindi non è che tu sei stato creato col peccato originale, e se sei creato, cioè nasci con un handicap fisico, non si capisce se Dio è buono perché ti ha creato fondamentale fisico ultimamente una parte della teologia cattolica con cui ho parlato così dice che l'inferno è vuoto perché l'esistenza dell'inferno è contro l'onnipresenza di dio cioè se dio è onnipresente non può esistere un luogo nella sua manifestazione divina universale dove lui non sia presente quindi L'esistenza dell'inferno, dove uno va eternamente a soffrire nelle fiamme eterne, è una contraddizione teologica che ultimamente è stata rimossa. Io incontrai Urs von Baltazar che fece sì. questa affermazione e il Vaticano, come al solito, se un cardinale fa un'affermazione e non viene fermato, è un modo per far passare certo. quello che diciamo la notizia. No? Sì, 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 sì l'inferno non c'è. Eh, Ratzinger, ha detto che non c'è neanche il limbo. Una volta dicevano che i bambini morti e non battezzati andavano al Limbo, adesso non c'è ma cosa c'è? Allora, c'è sicuramente delle dimensioni superiori che qualcuno chiama Dio, divinità, paradiso. Chiama... E noi siamo sottotono perché manca la filosofia degli spiriti liberi. A ogni bambino, bambina, cioè a ogni nascituro, qualunque comunità civile dovrebbe garantire vitto alloggio, scuola almeno fino a 18 anni. Cioè una, eh, non, io non credo tanto nel reddito di cittadinanza, ma nel reddito di nascita. Bisognerebbe garantire a ogni donna che vuole avere un figlio la possibilità di mantenerlo. La maggior parte degli aborti, io ho parlato con molte donne che hanno abortito, è perché non avevano i soldi. Non avevano chi gli dava un appartamento, un'assistenza. Non dico per l'eternità, non dico per sempre. Fino a quando il figlio o la figlia non diventavano maggiorenni. Quindi oggi uno nasce sfortunato, insomma, noi abbiamo questo orfanotrofio di bambine in India, perché più il paese ha zone, un paese di questo mondo, no? in varie nazioni, più c'è povertà, più gli abitanti più svantaggiati sono le bambine. Perché vengono usate per motivi sessuali, vengono. Considerati essere inferiori. La storia penso. non cambia mai rispetto alla donna, purtroppo. Beh, no, adesso. Beh, alla fine rimane cambiando. così. Voglio dirti anche nella mondo, guerra, noi vediamo mondo, adesso quello che il succede. Il mondo sta cambiando. Donne. Il mondo sta cambiando, tu sei una prova del cambiamento. Tu. Perché una volta le donne non potevano neanche votare, non potevano neanche decidere i loro rappresentanti non potevano andare all'università, non venivano fatte studiare. Le donne non sono una categoria, sono una realtà. Cioè tutti devono avere gli stessi diritti, non è che a parità di lavoro una donna guadagna di meno. Quindi la filosofia che cos'è? È, è l'amore per la conoscenza. E l'unica forma di conoscenza è che tutti ricevano le stesse possibilità. Non penso che bisogna livellare, no? Però bisogna sul piano orizzontale dare la possibilità a tutti i fiori. Dare l'opportunità a tutti, certo. Dare certo, l'opportunità certo. a tutti, esatto. Sì, no? sì, sì. E noi certo, stiamo certo. andando in quella strada proprio grazie al fatto che ci sono delle donne come te che parlano che vogliono parlare di questi argomenti. Viva la vita perché la vita è sacra. Io sono vegano in ogni sua manifestazione. La vita mm. è sacra, la vita va rispettata. Scusami. No, dico la vita va vita rispettata al 100% per cento ovunque. Proprio così. E proprio per questo 100% ovunque, ehm, ti racconti com'è che sei arrivato tu a fare questa scelta? Intanto mostro, allora voglio solo riprendere perché ho mostrato questo tuo ultimo libro che secondo me è molto interessante da leggere, soprattutto adesso che siamo un po'. Ecco. È bello, no? Puoi, puoi, mi piace molto sotto il sottotitolo: Puoi programmare consapevolmente la tua prossima incarnazione. Uno programma un matrimonio, un piano di studi, un viaggio, una carriera, un trasloco, programma anche la prossima incarnazione, che è un trasloco dove porti solo le tracce invisibili. Cioè, mentre il corpo, come un abito vecchio, rimane nella bara, nella tomba, oggi molti accettano la cremazione, però come abitudine il corpo viene sepolto, c'è un altro corpo mentale, energetico, invisibile, che viaggia nell'invisibile e lo spirito se lo porta dietro e uno entra in un gruppo composto da padre e madre, per cui si ritrovano tre memorie, la memoria di discendenza di madre, la memoria di discendenza del padre e la propria memoria. E sono tutte mescolate tra di loro per cui la meditazione serve per distinguere chi ero io e chi vogliono che io sia per cui quando hai detto abbiamo Giorgio Cerquetti bene Cerquetti è un cognome che mi è stato dato Giorgio mi è stato dato non è che l'ho scelto io questi nomi infatti molti artisti per esprimersi Sento il no, bisogno no. di avere un nome. C'è chi ha il nome di battaglia, il nome d'arte, il nome spirituale. Per me è relativo. Io non sono né Giorgio né Cerquetti, ma per comodità ho accettato la carta identità italiana. Il nome e cognome. Io sono uno spirito eterno che viaggia eternamente nell'infinito, uno spirito libero. La mia vita è come la tua, non ha mai avuto inizio, non avrà mai fine. Se noi ci identifichiamo solo con il corpo, il primo effetto collaterale è la paura di perdere il corpo, di perderlo e quindi della morte. Certo. Uno si eh, è come uno che si identifica con una squadra di calcio ha paura che la squadra perde, ma tu non sei quella squadra. Certo. Mettiamo che tu ti identifichi, tu parlo a chi, cioè con una squadra di calcio che perde una partita. Ma non è che loro hanno perso lo stipendio, anzi prendono dei bei soldi. Sei tu che perdi nell'identificazione nell'identificazione. C'è certo. no? tutto uno studio psicologico proprio sulla dipendenza, cioè sull'atteggiamento sull psicologico delle persone rispetto al, al modo di tifare, sì, cioè, di, di proiettarsi, identificarsi con, con l'altro, con la differenza come dici tu, che se poi la squadra perde, cioè sei tu che stai perdendo, ma in realtà il giocatore non, non ha risolto la identica. tua identità. Certo. con qualcuno che non sei tu certo, certo, poi cosa succede che è interessante il linguaggio muove l'energia per cui quello che si identifica con una squadra è chiamato tifoso tifo ma il tifo è una malattia il tifo non è una cosa sana è una malattia no? come fans è diminutivo di fanatics sì. quindi allora o sei fedele o sei devoto, o fans, o seguace, o amico di Facebook, o, o tifosi, sono tutte parole che rivelano una psicodipendenza verso qualcuno che non sei tu. E le famiglie non insegnano a, a, ai ragazzi, e alle ragazze, a diventare adulti. Ci sono delle persone che con gli altri sono adulti. Appena sento la voce del mare, la voce nel senso, o al telefono, eh, della mano del padre, non sono adulti. Io una volta feci una conferenza, c'era una donna di bell'aspetto, aveva 50 anni. Ha già tu fa: devo andare, devo andare. Sono mia madre Sarrabia, ma tua madre quanti anni ha? 85. E beh, tu, 50 anni non puoi tornare allora che vuoi? E eh no, la Sarrabia. Quindi, lei. Un certo numero di ore è stata adulta, poi è scattata la, la bambina che viene rimproverata dalla madre e va via È però 50 anni. Quindi cosa succede? Diciamo ah, il mondo animale: nel mondo animale la madre è pronta a morire per il figlio fino a quando lui non diventa adulto, poi va, poi ognuno va per conto suo, certo. poi dopo e la psicodipendenza. Ehm. dipendenza. C'è la psicodipendenza dal punto di vista emozionale, che non va bene. Perché? Perché, ripeto, puoi essere adulto per gli altri, ma sempre infantile verso alcune persone che non chiami neanche per nome. Io ho invitato molte persone a chiamare i loro genitori, gli zii, i nonni per nome, invece li chiami per ruolo. Li chiami per ruolo, attenzione, li chiami. Certo. Mamma certo, queste sono le convenzioni mamma. delle culture. Le convenzioni. Eh, delle però culture. È, sì, ma se tu diventi amico di un poliziotto, lo chiami per nome, non continua a chiamarlo poliziotto. no? Se diventi amico di un ingegnere, non continua a chiamarlo ingegnere, lo chiami Mario, lo chiami ma, Maria, Anna, Anna, ecco, no. Eh, mi fai già... ricordare. Il... Faccio un esempio, tu ti chiami Tamburini, se io ti chiamo Tamburini va bene, però se siamo amici ti chiamo Anna. Cioè un rapporto più, più affettivo, no? Quindi la famiglia è strutturata ancora in modo verticale, in modo autoritario, in mi modo che mi fai. Mi fai ricordare gli anni, 68, gli anni 70, insomma, gli anni della rivoluzione, dove questo discorso di chiamare, appunto, cioè tante persone di quella stagione ehm, eh, si sono fatte quando hanno avuto figli, si sono fatti chiamare per nome, non per ruolo giusto, dei figli. Ma giusto. Ma giusto Mi ricordo ruolo... quella stagione così, ecco, che c'è stata. Quindi, io tu è... ho detto gli anni 60. Nel 1968 io vivevo a Milano e il liceo Parini, dove andavo, eh. è stata la prima scuola occupata in Italia. No? Eh sì. E in quel periodo molti andavano in piazza a fare manifestazioni. Non tanto perché volevano la rivoluzione, volevano il cambiamento che è diverso perché la terra fa una rivoluzione su se stessa e torna sempre al punto di partenza. Rivoluzione vuol dire che torna al punto di partenza. Il cambiamento volevano, perché non erano più contenti di come si viveva. Io invece parti per l'India proprio perché avevo ricordi di vite precedenti ed ero già vegetariano. Eh, scelta... come, come ci sei arrivato a questo discorso? Uh, uh, di, di scelta Ma io, non di io, io non sono arrivato sono tornato a essere vegetariano sì, io sì. ero vegetariano in una incarnazione precedente a questa di Giorgio Cerquetti e sono tornato adesso molti sono vegetariani, vegani per fortuna nei primi viaggi in aereo non c'era neanche il menù vegetariano chiedevano se ero malato io dicevo no io non mangio animali morti per non ammalarmi quindi io ho visto negli ultimi 50 anni che c'è stata una presa di coscienza ti faccio un esempio sull'acqua stanno facendo il discorso che non c'è acqua ma per, per produrre un chilo di carne un chilo di carne ci vogliono 15 mila litri 15.000 litri d'acqua. Ma chi li paga? Infatti ci sono sovvenzionati, no? Gli allevatori. 15.000 litri d'acqua. Perché? Perché il vegetariano, chi non mangia animali, salta un passaggio. Perché l'animale mangia vegetali. Uno mangia l'animale e quindi è un passaggio in più. Poi una delle cause dell'inquinamento sono gli allevamenti industriali, una delle cause della deforestazione planetaria per fare spazio agli allevamenti industriali, dove gli animali vengono trattati come oggetti. Quindi sto discorso dell'acqua, 15.000 litri, questo è un fatto scientifico, non l'ho detto io. Gli 18 della produzione di CO2 dagli allevamenti industriali. Quindi chi diventa vegano fa consumare meno acqua e fa produrre meno CO2, cioè meno inquinamento. E poi una questione di compassione e rispetto verso esseri senzienti che siamo noi e anche loro. Noi andiamo a cercare gli abitanti di altri pianeti, ma cominciamo ad amare e rispettare gli abitanti di questo pianeta. Che hanno una forma fisica vivente, sensiente, ma diversa da quella umana. E mi auguro che chi ascolta capisca e, e smetta di mangiare animali morti o di farli uccidere perché uno dice: Ma no, non li ammazzate io, sì, però se però se tu non li compri, nessuno li ammazza. No? che anni erano quando che anno era quando sei uscito con questo libro, Giorgio? Ma questo libro. È uscito sia qui c'è la versione inglese, ma mm -hmm. tu la vedi al contrario: Vegetariano oh si vede vegetarian Revolution, Revolution. Mm. questo libro qua è uscito in America. Prima, io ho vissuto nove anni negli Stati Uniti, in Italia e anche in cinese è uscito e in, Cina. In, questo, in Cina, cinese, sì e Descrivo come tante persone importanti della storia, prima di Cristo e anche dopo, cioè, quindi più di duemila anni che c'è l'abitudine Pitagora era vegetariano, tant'è che per molti secoli i vegetariani erano chiamati Pitagorici. pitagorici. George Bernard Bernashaw... Leonardo da Vinci, il più grande genio Italiano, era vegetariano. Quindi questo libro è un invito a tornare a un'alimentazione etica, spirituale, che fa bene alla salute. Etica, etica vuol dire, ma perché devi causare tu con la tua esistenza dolore e sofferenza ad altre entità viventi? Io, io direi a quelli che stanno ascoltando questo programma di mandare amore e buona energia ad Anna Tamburini, perché è una donna coraggiosa, ha aperto il salotto di Anna, invita gli ospiti, dedica il suo tempo, la sua buona energia, quindi noi ti mandiamo eh, grazie, auguri. Guarda, veramente ti ringrazio di cuore Giorgio perché eh, ci sono dei momenti eh... una vita lunga e serena ad Anna Tamburini grazie, <ride> grazie questo è una, un regalo inaspettato eh, veramente grazie No, grazie, no? grazie lo auguro a tutti noi. Eh, eh, rigiro a tutti quanti, ridistribuisco questo grande amore che tu hai eh, inviato a me di buona salute e, e di buone energie. Eh, a la Natale, a Pasqua, a compleanno. Ma facciamoli più sì, spesso: sì, augurio, sì, no? sì, perché poi veramente eh, è molto importante avere delle buone energie per poter fare delle buone cose e farle con molto amore. Un altro libro che tu hai scritto che guarda, è molto guarda, bello. Ti, ti, sulle... una cosa, ti dico una cosa, di l'anno in cui sei nata? 1951 io. 1951. Benissimo. Ho fatto adesso 71 anni, la settimana scorsa, il 23 di giugno, i nostri eh. amici lo sanno perché stavo facendo una diretta o l'ho chiusa pochi no, minuti 150, prima. 50, 50. Ecco, prova a ripetere ogni giorno e chi ascolta prova a ripetere ogni giorno questa affermazione io vivo ripeti io vivo, io vivo in un corpo in un corpo senza età senza età io vivo in una mente io vivo in una mente senza tempo senza tempo oh, io ho vissuto eh, questa mio. è la mia condizione, caro Giorgio. Io sono così, condizione. non ho una visione del tempo. Io vivo in un corpo senza età, io vivo in una mente eh. senza eh. tempo, perché eh. la misura degli anni che crea l'età non esiste dappertutto. Io ho visto in India e in Africa, in Africa sono nato per molti anni, guarda, qui c'è una foto fatta in Africa, no? È la bellissima prima, quella eh, foto lì. Fai vedere meglio, i nostri amici. È molto bella questa foto in Kenya. In Kenya. E, e lì molti non sanno la data di nascita, anche in India l'ho visto, in Bengala, in sì, sì. parti lì. Sì. Sì. Non sì. tutti festeggiano il compleanno perché non sanno il giorno della loro nascita. Quindi, il compleanno è una cosa tipicamente occidentale, tipicamente qua, che bisogna 5, 4, eh? Poi ogni compleanno ti dicono sempre 100 di questi giorni, per cui è molto standard no, il compleanno. Invece, ripetendo, io vivo in un corpo senza età, io vivo in una mente senza tempo, liberiamo la mente dai condizionamenti. Una cosa interessante, una cosa interessante è che ognuno di noi, tecnicamente, scientificamente parlando, ha due età. Una è chiamata l'età anagrafica, anagrafica. l'altra è l'età biologica, per cui costa un po' di soldi, ma se uno vuole, si fa fare un, un, un controllo medico di quelli fatti bene, e gli dicono: tu hai, io, so, io ho 76 tu hai anni. Fatto? Tu l'hai fatto, io l'ho fatto quello, sì, ma, ma io lo fatto... faccio tutti. No, ma io no. Allora ti spiego. Il controllo è tu hai un'età, mettiamo 76 anni, no? Poi ti dicono biologicamente: però hai o di più o di meno. Di meno. Io quello che sostengo è che c'è la terza età. Non da è calcolare. quello esatto. Quello, no, che è quella che tu ti senti di avere. Quindi se tu ripeti tutti i giorni, io vivo in un corpo certo, senza infatti tempo, non è contemplata quella più Senza importante. tempo, ti liberi da questa gabbia emozionale che è il calendario, fatto di anniversari, ricorrenze, ogni anno è Natale e tutti sono più buoni, e poi ogni anno Gesù risorge, poi ogni anno è il tuo compleanno, ogni anno è Ferragosto, ogni anno è questo, questo, questa e quindi è tutto il calendario diventa una gabbia per contenere qualcosa che non si può contenere che è il tempo il tempo è eterno noi siamo eterni noi contemporaneamente viviamo nell'eternità e in un corpo temporaneo quello che ha inizio e fine è il corpo è come se questa camicetta qui che magari io dico... Determina ah, lui... il tempo, eh Giorgio? Proprio sì. perché c'è eh. un inizio e c'è una fine. Il tempo è quella cosa che sta lì in mezzo tra l'inizio e la fine. Sì, però il corpo, questo corpo, è un abito. Sì. Certo. Tale e quale alla camicetta. Però se uno mi diceva, ti regalo la camicetta ma ti deve durare tutta la vita. Ma come fa? Dura tutta la vita della camicetta? Certo, a un certo punto questa camicetta dura 30 anni e poi è finita, no? La devi cambiare per quanto la tieni bene, la lavi, la asciughi bene, ha una sua durata. Quindi il corpo fisico ha una durata, ma la differenza tra questa camicia e il corpo è che noi cambiamo 2 miliardi di cellule al giorno, ognuno di noi. È un insieme di miliardi di cellule una cellula da sola non la vedi devi vederla in gruppo allora noi siamo un organismo fatto di organi ogni organo è un insieme di cellule nella sua totalità l'organismo cambia da 1 a 2 miliardi di cellule al giorno ma cosa vuol dire cambiare 1 a 2 miliardi di cellule? che la cellula Chiamiamola eh, originale: prima di sparire, dà alla cellula nuova le informazioni. Allora conviene riprogrammare con la consapevolezza e la meditazione le informazioni cellulari, informazioni che la cellula dà alla prossima cellula. Per questo che io dico, il futuro è una pagina bianca perché altrimenti l'idea è che noi ogni giorno è la fotocopia di quello prima, sbiadita a secondo di quanta energia mettiamo nella vita. Quindi noi abbiamo o la vita che è un insieme di fotocopie sbiadite dall'originale, oppure il futuro è una pagina bianca e noi siamo scrittori in questa pagina bianca. Allora, noi siamo creatori bisogna imparare a vivere con filosofia sì. vivere con filosofia amare sofia la conoscenza la conoscenza no? e la conoscenza non ha confini mentre a scuola ti insegnano ti insegnano dovrebbero insegnarti a, ad amare la cultura e la conoscenza però in realtà a scuola ti insegnano solo a fare lo studente, di modo che quando tu hai finito prendi un diploma, se vai avanti, prendi una laurea, se vai avanti prendi un master, una specializzazione e poi è finito. Non insegnano ai giovani a essere studiosi, poi ti insegnano a essere studente di libri scritti da altri. Non a studiare i tuoi libri, non a studiare te stesso. Non ti dicono diventa studioso, scienziato di te stesso. Conoscere te Però, stesso. Però al tempio di Delfi, di Apollo, c'era scritto conosci te stesso. Conosci te stesso, certo. Conosci te stesso, no? Senti, c'è una domanda interessante. C'era che... la filosofia, no? conosci te stesso, ma c'era scritto secoli e secoli secoli fa. Eh, perché questa è la via. Senti, c'è una la nostra amica, Novella, che dice ma come si riprogramma con la meditazione la vita cellulare? Questa è interessante come domanda. Grazie, Novella, che l'hai fatta. Il potere allora, della meditazione. Allora, eh, da pochissimi decenni, da pochi decenni, è, è stata scoperta che noi abbiamo una memoria genetica Genetica, no? Per cui è chiaro che per secoli e secoli vedevano quello figlio di quello di quell'altro, non è più la madre, il padre, la nonna, la zia, però quella è la memoria genetica. Cosa hanno scoperto poi studio dopo studio? Che la memoria genetica è solo una piccola parte del, della nostra memoria nelle cellule. C'è un'altra memoria che si chiama epigenetica che differenzia tutti, perché dal momento che l'ovulo e lo spermatozoo si incontrano e si chiama concepimento scatta quella che si chiama epigenetica. Sono tutte parole greche, genetica. Sta sopra, epi sta sopra la genetica. Sì, che fa sì che ognuno ha una storia sua individuale, unica e irripetibile, per cui che cosa mangia la madre, cosa sente, cosa vive le emozioni. E qui cosa viene fuori? Che la maggior parte delle persone che incontriamo, io sono un caso di quelli, non sono figli desiderati. Cioè, la maggior parte degli abitanti di questo pianeta sono effetti collaterali di un rapporto sessuale che non prevedeva la nascita di qualcuno. Io, ma anche tanti altri che ho incontrato, e secondo le statistiche, pare la maggior parte degli abitanti di questo pianeta. Quindi non è che ci sono meno nascite perché vogliono meno figli, è perché sono aumentati i sistemi anticoncezionali. Anticoncezionali, certo. Quindi sono aumentati e quindi ci sono meno effetti collaterali, aumentano gli aborti, aumentano... Allora lì, cos'è l'epigenetica? Che ognuno di noi è un libro scritto da chi? O da noi o, da o dall'ambiente. Allora, come si fa a riprogrammare la memoria delle cellule? Io ho scritto un libro molto semplice, il potere qui appare un po' al contrario. No, il, il potere, potere della, della mente positiva. Dove ci sono delle affermazioni positive, ce n'è una fondamentale, semplicissima, che è da ripetere ogni giorno. Emisfero sinistro, mm. lo voglio, io merito. Noi abbiamo la, la, il cervello fatto da due parti chiamate emisferi, uno chiamato maschile, logico-razionale, e uno femminile, quello delle emozioni, della creatività, delle percezioni, dell'intuizione. Allora, ripetendo ogni giorno, io voglio stare bene, poi respiro profondo, io merito di stare bene e quindi la decisione, io scelgo di stare bene. Così riprogrammi te stesso te stessa, le tue cellule. Tutti quelli che dicono ah ho sbagliato, è colpa mia, eh, quelli che pensano male di se stessi, continuano a, ma a mantenere la colpevolizzazione. A perpetrare. Mm. A perpetrare, ad abbassare il livello di coscienza, abbassare l'autostima. Quindi una cellula stressata comunica stress alla prossima cellula. Finché non interviene uno stile di vita anti-stress, senza stress, stress vuol dire ansia, che dice io voglio stare bene, io merito di stare bene, io scelgo di stare bene. Bisogna riprogrammare in modo consapevole e decidere questo sì, questo no. Succede quando uno parte, fa due valigie, mica si porta tutta la casa sceglie cosa portarsi dietro quindi noi dobbiamo rinnovare continuamente le nostre informazioni cellulari e la cosa migliore è la filosofia di spiriti liberi io evito di causare dolore e sofferenza a me stesso e ad altre entità viventi mm -hmm. come, mm, come uh, tu nel tuo orticello, nella tua oasi, nel tuo spazio, nel tuo karma, nella tua vita quotidiana evita di causare dolore e sofferenza a te stesso e ad altre entità viventi. Evita. Bene, quindi ricordiamo tutti: io voglio, io merito, io scelgo. Esatto: un respiro profondo tra un'affermazione e l'altra proprio per rigenerarsi io voglio stare bene ah, io merito di stare bene io scelgo di stare bene dopo un certo periodo di tempo abbiamo riprogrammato no? ma anche io esistevo io esisto io continuo a esistere con la stessa facilità con cui io ad esempio 76 anni quest'anno ho cambiato corpo, perché io non ho il, io ho il nome e il cognome quando avevo 5 anni, 10 anni, 15, 20, 30, 40, ma non so se uno guarda le foto, un po' somiglio, ma neanche troppo, perché poi si cambia, perché noi cambiamo l'aspetto, no? E allora che cosa succede? con la stessa facilità con cui cambiamo aspetto, cambiamo le cellule, tutto cambia e quindi cambiare anche le informazioni. L'importante è cogliere l'essenza dell'eternità. L'estasi naturale è quando lo spirito capisce, non sono mai nato, non morirò. Questa eternità non è immortalità, immortalità non esiste, immortalità vuol dire che sei nato e non muori. No, abbiamo attraversato nascite, malattie, vecchiaie e morti, possiamo o interrompere o scegliere di rinascere meglio in modo consapevole. Rinascere vuol dire, rinascere vuol dire che ognuno raccoglie quello che ha seminato. Quindi conviene a proposito. Voglio bene. mostrare quest'altro bel libro tuo. Crea un buon karma. È un buon karma, no? Questo libro qui non lo trovo. questo qui non c'è nessuna libreria, ce l'ho solo io. È una guida spirituale per vivere in modo consapevole la vita, che per me è un grande gioco cosmico, non è un mistero, e possiamo imparare a conoscerci meglio, ad amare meglio e valorizzare questa esperienza umana sul pianeta Terra. Quando uno va in vacanza, perché è contento? Perché stacca? Perché vive in un modo diverso? Il soggiorno su questo pianeta potrebbe essere un'esplorazione, una vacanza. È inutile continuare a lavorare per comprare oggetti inutili. Le macchine vanno tenute finché funzionano, i vestiti finché sono usabili, gli oggetti anche. Questo consumismo che fa sì che uno, eh, ma devi aggiornarti. No. La moda, la moda è un modo per controllare i modi. No? Allora dice, I nuovi modelli, ma quali modelli? Cioè, se una camicia va bene, finché dura va bene. No? Quindi, i, vedi, il costo degli oggetti non è uguale per tutti. Perché se io e te... Un'altra persona andiamo a comprare un paio di scarpe e le paghiamo 100 euro, non le abbiamo pagate uguali, diciamo, ma come? Avete dato 100 euro per uno? No, il valore dei 100 euro è proporzionale al tempo e all'energia che ognuno ha messo per arrivare a 100 euro. Quindi, per una persona che guadagna 100 euro ogni ora, cioè. O al giorno, è diverso chi guadagna 100 euro in 5 giorni. Quindi non è che il denaro ha livellato tutti, no, è un bluff, perché bisogna calcolare quanto tempo e quanta energia ognuno di noi ha dedicato, ha dato per arrivare a quei famosi 100 euro. Quindi un paio di scarpe a qualcuno costa un secondo di lavoro, un minuto di lavoro, un giorno di lavoro o una settimana di lavoro. E poi c'è anche chi non c'è il lavoro, quindi bisogna veramente capire cosa vuol dire tempo, energia e denaro, perché il nostro soggiorno su questo pianeta adesso si misura con tre valori, tempo, energia e denaro. Ti danno del denaro, però tu mi dai il tuo tempo e la tua energia. Poi vai a tempo e energia ti do del denaro e tu lo vai a spendere in base alla moda, in base ai condizionamenti. In base ai condizionamenti e ti ritrovi la casa piena di oggetti inutili, ti ritrovi il guardaroba pieno di vestiti che non metti quasi mai, ti ritrovi che devi cambiare la macchina che ancora funziona. Quindi ci vuole una riflessione. Filosofica, spirituale. Sta in, questo loop, sta in questo loop, certo, una ruota del cricetto, insomma, dove continui. No, Senti, spiriti, però c'è una. Noi siamo spiti liberi per natura, bisogna accettare la propria identità. Ma bisogna no, riconoscerla, eh. il problema è questo, che bisogna riconoscerla bisogna riconoscerla per poterla far vivere per poterla far vivere anche per poterla difendere ecco senti c'è invece un aspetto uh, che un po eh, come dire è, è la vera benzina insomma della nostra esistenza che è quello dell'amore no su cui tu hai proprio scritto quest'altro bel libro amore e buona energia che è un altro io faccio vedere i tuoi libri perché eh, mh, 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 questo aiuta eh, I nostri amici che ci stanno seguendo no? ad avere dei riferimenti. Io sono una grande sostenitrice dei libri, amo i libri, quindi eh, quando esatto. il libro riesce questi a fermare. Di no? quali trovate scrivendo a gio.cerquetti chiocciola e ricavato la beneficenza ai programmi Bravamente. umanitari. della condivisione. Trovate il no, libro come, come pagina su Facebook. Mm. L'altro giorno ho chiesto a un'amica, ma perché i festi di Sanremo ha successo? Uno ha detto per la musica, le canzoni. No, i festi di Sanremo ha successo perché tratta di argomenti che interessano a tutti, che sono l'amore, l'affetto, l'amicizia e le relazioni. Questi sono temi che stanno a cuore a tutti e allora presentati come amore, allora chi eh, Madonna scrive canzoni d'amore non so, Rihanna o chi, chi è che cioè questi che scrivono nel mondo ci sono cantanti che hanno guadagnato dei soldi ma... perché? perché questo è il, la spinta emozionale l'amore ma purtroppo in questo tipo di cultura dove viviamo Molti hanno identificato amore come sesso. Cioè se tu dici a una donna ti amo, lei pensa che vuole avere rapporti sessuali. Se una donna dice a un uomo ti amo, dice cosa vuole questa. No? Quindi la parola amore va... è meglio avere rapporti sessuali con amore. È possibile avere rapporti sessuali senza amore, solo perché uno sfogo o una voglia o un desiderio fisico. Ma l'amore... Viaggia insieme alla buona energia. Per quello che ho scritto amore e buona energia. Poi vedo che ci sono le musiche dell'amico Rino Capitanata. Sì, sì beh, fatto delle musiche, abbiamo fatto un insieme, un'opera spirituale, c'è un libro più CD, c'è anche un testo che ho scritto, e anche la mia voce nel CD. Lui ha fatto e. le musiche. Quindi, ben venga l'amore, ma non solo legato al sesso o ai rapporti tra, tra, tra maschi e femmine, l'amore è uno stile di vita eh. che non muore: dal latino a vuol dire non, anarchia, ovvio, potere, Senti, vuol dire senza potere, analcolico senza alcol. Amore mors, mors vuol dire morte. In latino, amore, ciò che. Senza non morte. Muore. Certo, ciò che non muore, ciò che non muore e quindi l'amore viaggia insieme alla reincarnazione. Perché se due si amano e muoiono, poi si rincontrano. Non so se tutti quelli che si sono amati e si sono incontrati si sono riconosciuti, però io ho incontrati, io ho incontrato persone che ho amato in incarnazioni passate c'è stato un riconoscimento, ma non solo io, anche altri. Noi nella cultura, chiamiamola europea occidentale, dobbiamo reintrodurre il concetto di amore senza condizioni, l'amore totale, l'amore incondizionato e la reincarnazione. Allora quando uno capisce l'amore e la reincarnazione e il rispetto per ogni tipo di vita, la vita diventa proprio bella, una vita che vale la pena di essere vissuta. Ecco, per quanto riguarda proprio il discorso dell'amore, di quelli che sono stati i grandi maestri, ecco, e quelli che sono venuti a illustrarci, ecco, a darci degli stimoli per farci capire ecco, l'importanza dell'amore. C'è ecco. un altro bel libro che tu hai scritto sui grandi maestri, gli antichi, gli antichi maestri, no, gli antichi gli antichi maestri che sono ancora vivi, ecco, eh, e sono sempre è... stati maestri che hanno parlato di questo, sì, ma... no? Allora, gli antichi maestri ne ha parlato la Blavansky, per esempio quella che ha creato la società teologia. Maestri eh. però in India c'è una tradizione che io conosco da incarnazioni precedenti, di una linea di maestri che vive sull'Himalaya, una linea ininterrotta e alcuni di questi maestri sono centenari perché hanno trovato il sistema grazie alla respirazione, all'alimentazione e all'amore per far sì che la cellula si riproduca senza essere attaccata dallo stress che crea contrazione dei telomeri. Mettiamo che la cellula è lunga così per i poi i telomeri si contraggono e diventa sempre più piccola, più debole la cellula. E i radicali liberi invece sono quelli che danneggiano la cellula. Che cosa abbiamo noi nel corpo che invece fa bene alla cellula? Le molecole, le molecole chiamate endorfine. Qua ci sono, grazie alla meditazione, la pineale, c'è una produzione personale interna gratuita di queste piccole sostanze, così piccole che immaginate che la cellula è così, invece è ancora più piccola. Queste molecole chiamate endorfine entrano. Gli antichi maestri sono maestri nello yoga, che vuol dire unione armonica di corpo, mente e spirito. Se ognuno degli amici che ci sta ascoltando, amici, amiche, spiriti eterni capisce che io sono un insieme di corpo, mente e spirito, dove l'unica cosa che muore è il corpo, la mente non muore, lo spirito non muore, quindi su tre, due terzi non muore, allora rigeneriamo le cellule e come le rigeneriamo? Con una consapevolezza e una serenità che fa sì che l'intossicazione delle cellule sia sempre minore. Io ad esempio ho scritto un libro, Incontro con la chiara luce, in cui descrivo mm. un'esperienza personale del coma. coma. Sì. Che ancora, ancora la, la medicina occidentale il coma non lo capisce. no? Ecco, io ho avuto una emorragia cerebrale quando vivevo negli Stati Uniti 30 anni fa, nel 92, ho qui dentro il cervello, non si vede, ma una cicatrice nella zona del linguaggio e ho scritto questo libro, Incontro con la chiara luce il grande viaggio da nata e ritorno là. È questo? E, sì, questo qua. E ho visto, per esperienze e studi fatti sia prima che dopo questa esperienza del coma, eh, che la maggior parte di quelli che tornano da questa esperienza, che adesso chiamano anche esperienze di pre-morte, in inglese yeah, MED, certo, sì. yeah. esperienze non di pre, ma vicine yeah. alla morte, sì. Sì. la maggior parte di quelli che ricordano dicono la stessa cosa. Ho visto il mio corpo, ho visto che io ero fuori, ho incontrato degli esseri e una luce che non dà fastidio e questi esseri avevano certi, perlomeno chi ricorda, una silhouette dalla forma eh, umana, dialogo, relazioni, attrazione, però cosa dicevano a queste? Deve ritornare, è chiaro che noi abbiamo la testimonianza di quelli che sono tornati, tu non sei pronto a staccarti. Per quello che lo yoga consiglia, amore, conoscenza, distacco. Bisogna attraverso la meditazione imparare che prima o poi è come dall'aereo, per quanto comodo, quando l'aereo è a terra devi scendere dall'aereo. Infatti il buddismo e... ti parla del non attaccamento. Sì, io lo chiamo distacco perché sì. non attaccamento, bisogna amore, conoscenza. Una prospettiva distacco. differente, ecco insomma. No, io direi di sviluppare invece attaccamento verso l'amore e la conoscenza. Sì. Chi ha sviluppato il giusto attaccamento verso l'amore e la conoscenza, capisce il distacco. Quando tu. Perché chiamano alla fine delle scuole superiori l'esame di maturità? Perché ti devi distaccare, non è non è considerato maturo uno che anche che ha studiato vuole ricominciare dalla prima elementare. Gli dico, ma no, scusa, tu hai fatto il ciclo di studi, adesso devi, graduato, devi uscire, devi sì, andare. Con, nel, nel buddismo considerano l'attaccamento un come uno, uno, dei volu, uno dei veleni della vita. Un, però è chiaro che nel momento in cui tu riesci a distaccarti, eh, come dicevi tu prima... Sì, però attenzione, le parole tradotte mm. da varie culture, io ho vissuto molti anni in India, sia in questa incarnazione che in quelle precedenti. Sì. La parola attaccamento rende l'idea, ma attaccamento a cosa? Cioè se uno si attacca, io sembro qui ho un bicchiere d'acqua, no? Se io mi attacco a bere l'acqua, non mi faccio del male. Se io invece dell'acqua bevo l'alcol, diceva: eh, Ma è sempre be bere e no. Tant'è che mia nonna chiamava gli alcolizzati quello beve, ma mica diceva che cosa, ah, quello è uno che beve, ma ah, tutti dobbiamo bere che cosa. Quindi, in sé, la parola attaccamento va capita. Il distacco è dal negativo, non dal positivo, altrimenti eh, non puoi vivere. Certo. Vabbè, a qualcosa certo. ti devi attaccare, attaccati al positivo. Quindi, Le cose positive cioè... all'amore, attaccati alla conoscenza e distacco dal negativo. Allora, eh, cos'è eh. il negativo? Il corpo che muore a un certo punto è inutilizzabile. Per quanto uno possa provare attaccamento a un cappotto, quando arriva l'estate, il cappotto non lo puoi, oh, ma io sono attaccato al cappotto e allora soffri. Quindi, bisogna adeguarsi. Bisogna aggiornarsi, bisogna risvegliarsi. Io non credo nella evoluzione, io credo nel risveglio, che è diverso. Molto. Uno si accorge che sta sognando quando si sveglia. Qualcuno è così sensibile che si accorge che sta sognando mentre sogna. E eh, vabbè, quelli sono pochi però. La maggior parte quando si svegliano. Bisogna capire risvegliarsi al fatto che... Che qui siamo di passaggio e questo corpo, per quanto bello, affascinante, cosmico, eh, tutto da scoprire, tra l'altro, la maggior parte delle persone non sa cos'è la ghiandola pineale. Gliela spieghiamo ai nostri amici mentre siamo qua, gliela vuoi spiegare ai nostri amici la ghiandola? Perché tanti, magari, dei nostri certo. amici lo sanno e tanti non lo sanno. Quindi abbiamo un'ottima opportunità per farlo con te. Allora. Platone, prima di Cristo, secoli prima, diceva: Qui ad Atene sta succedendo un fenomeno che non mi piace, che molti medici hanno iniziato a visitare i malati considerando solo il corpo. Platone, o oh, passati secoli, la medicina ha preso in considerazione solo il corpo. No? A un Certo punto, qualcuno risveglia usando parole greche psicosomatico. soma, corpo. Psico: mente dice: No, noi dobbiamo considerare anche l'aspetto mente e corpo. E quindi nasce la psicosomatica che non tutti i dottori prendono in considerazione. Poi c'è un Passo successivo, psico, neuro, endocrino, immunologia. Cosa okay. vuol dire? Tutta la nostra salute dipende dal sistema immunitario. Che dipende dal sistema endocrino? E qui arriviamo. sistema endocrino sono le ghiandole. Secondo me la ghiandola più importante è la ghiandola qui, quella che in India segnano i sivaiti con tre linee così, quelli di Visino 2, tutti col puntino rosso, c'è come una segnaletica mentale che tu incontri qualcuno, tac, la tua vista è richiamata qui. La, la ghiandola pineale ha il potere di secernere, di produrre delle sostanze che le stanno ancora studiando, perché è da poco che viene accettato questo. Te ne dico due, tre una è la melatonina che usava anche di bella come anticancerogeno certo. che, è quella che fa dormire quella che fa rilassare quella che fa fare bei sogni poi c'è la DMT che è considerata un allucinogeno perché la DMT è una sostanza prodotta dalla pineale che ci permette di vedere altre dimensioni i cui effetti, i cui effetti durano 10, 15 minuti. Allora, sa, Teresa Davi, ragione della croce, Dagarde di Bing, altri mistici occidentali, avevano questi sbotti di energia, di luce, di consapevolezza, di estasi, che sì, poi duravano, inside, certo. duravano 15 minuti, così, no? Allora noi possiamo attivare con l'alimentazione, con la calma, con la meditazione con la consapevolezza attivare la ghiandola pineale che produce queste sostanze chiamate endorfine. Endo vuol dire endo, no? All'inizio si pensava fosse come la categoria delle morfine, perché la melatonina Morfeo è il dio del sonno nella cultura greca. Certo. Fanno dormire endomorfine, endorfine, ma adesso hanno visto che le endorfine sono tante eh? e sono, le stanno studiando. Quindi che cosa può fare qualcuno? Ti svegli di notte, respira, medita, rilassati, pensa cose positive, perché pensieri ed emozioni in armonia creano la pace mentale. La pace mentale, psicolneuro immunologia rinforza il sistema immunitario. Quindi non è che uno si dice di no, non so cosa fare, respira. Respira in modo consapevole. Il Kriya Yoga vuol dire respira in modo consapevole. Kriya Yoga è uno dei rami certo. dimenticati, diceva Babaji, de, dello yoga. Respira in modo consapevole. Medita. Medita vuol dire hai davanti un problema? Cerca la soluzione giusta. Se ci sono più soluzioni, cerca quella giusta. Ma non ti fissare sul problema. Medita sulle possibili soluzioni. È uno stile di vita, per quello che la chiamo la filosofia, perché bisogna dedicare più tempo è molto importante capire come funziona il cuore, il fegato, la milza, i reni, i sensi, perché noi abbiamo i sensi, ma siamo anche extrasensoriali. Per quello detto all'inizio siamo esseri viventi, eterni e multidimensionali. Però la multidimensione pare che interessa solo a chi agisce nei computer, no? il metaverso. È metaverso adesso esatto. Ma noi siamo multidimensionali anche al buio, no? non abbiamo bisogno di uno strumento. Ben venga lo strumento, se poi capiamo che invece di creare la psicodipendenza verso lo strumento, abbiamo già lo strumento che è il sistema endocrino è il sistema immunitario, è il sistema dei neuroni, è il sistema dell'invisibile pensiero ed emozioni che diventa visibile nelle parole e negli effetti che le parole producono. Quindi è psico, neuro, endocrino e immunitario. Questo aspetto delle parole, tu l'hai anche molto, questo discorso delle parole, degli effetti delle parole. E quindi dell'energia che c'è dentro le parole è un argomento che tu tratti molto, no? Ho visto, anche Ma non solo io. Tue... Ecco, ecco. Se tu sì. eri certo. tu tutti i mass media, sì. beh, che cosa la comunicazione riferiscono le parole oggi, 2022, sì. cosa ha detto il Papa, Biden, Johnson, la regina Putin. Sì, sì, ma nell'ipnosi conversazionale cosa, cosa, di... cosa dice quello, cosa dice Conte, cosa dice. È tutto parole. Però le parole non sono eh. al vento eh, no. <ride> Un esempio di parole che producono effetti. Se ricevi un insulto, l'effetto dell'insulto è proporzionale <ride> al valore che tu dai. A chi te l'ha mandato. Perché se uno per strada ti insulta non è bello, ma se lo fa un amico, un parente, è amplificato. Quindi chi non è che una parola vale da sola in sé, vale... La Va contestualizzata del in... valore che tu dai alla parola e a chi te la manda la parola. C è, c è. Per questo che creano i miti. I capi cosa dicono i capi cosa dice quello cosa dice quell'altro eh? io quello che penso vedi quello che penso è molto semplice internet va bene perché è vero che molti insulti anch'io ho ricevuto insulti su di quello che vuoi però anche chi guarda si fa un'idea se uno vede in un video uno che dice vi dico io chi ha Giorgio Cerquetti, un truffatore. Beh, lui lo dice, va su Facebook, scrive, oh, parla con un avvocato, magistrato. Gli insulti su Facebook non, non sono a livello penale perseguibili perché dovrebbero fare milioni di cause. Ma non hanno di perché ha di questo discorso, allora, non è mai stato fatto. Io dico, tu vedi che uno insulta un altro, vai a vedere chi è, sia il mittente cioè chi è che crea lì su, sia quello che viene accusato così. quindi c'è libertà non è che internet è sbagliata perché ci sono quelli che insultano è uno strumento è uno strumento quindi come tutti gli strumenti possiamo imparare ad usarlo positivamente consapevolmente Dando delle giuste informazioni. Io ho un canale che si chiama YouTube Giorgio Cerquetti, dove ho spiegato in più di una in un intervento cos'è di... la pineale. Ma uno si può informare su cos'è la pineale. Su internet troviamo tante informazioni, però il tempo dedicato a studiare gli organi che compongono l'organismo non è tempo perso. Chi <ride> conosce bene i reni. Il fegato, il cuore, la circolazione del sangue vive meglio di chi conosce meglio le squadre di calcio, ma senza offendere nessuno. Cioè, dedicare il tempo a conoscere l'unica vera casa che abbiamo: strumento che abbiamo a disposizione, perché l'appartamento, la villa, la stanza sono dei rifugi per il corpo, ma quello che noi portiamo in giro. 24 ore su 24 è il corpo quindi bisogna conoscere la propria casa anche se è temporanea come quando uno va in un albergo prende una stanza si adatta e cerca un albergo sì, decente in base ai soldi e qui noi abbiamo noi siamo albergatori e ospiti del nostro corpo il corpo va trattato bene ma il corpo non va separato quindi corpo mente spirito spirito mente corpo questo è lo yoga lo yoga è unione armonica corpo mente spirito spirito mente corpo senti e proprio brava, brava anna che crei questa trasmissione tutti nel salotto di anna e... Sì, bello io, insomma io sono contenta eh, di fare il salotto di stare con tutti i nostri amici che ringrazio che sono tanti e ci stanno seguendo. E a proposito, di nostri a amici. Te, a te piace, a te piace eh, il senso dello humor? Sì, come no? Ricorda che il senso del humor è alcalino: alcalino. Sì. Noi nasciamo, tutti i bambini nascono alcalini e poi con gli anni il corpo si acidifica. Eh. E la morte è acida e acida. E chi rimane al calino vive bene a lungo. E noi dobbiamo rimanere al calino. Allora, eh. allora, nel, salotto, nel salotto di Anna, questo salotto che hai fatto, tu hai un vantaggio rispetto al salotto quello tradizionale. Vuoi che te lo dica? Eh, a questo punto, aspetto che tu me lo dica: non devi fare. Adesso tra un po' finisce la trasmissione. No? Sì. Se venivamo tutti a casa tua, non devo fare le pulizie, vuoi dirmi questo? Non devo fare le pulizie, non non devo abbiamo riordinare. Abbiamo, non Abbiamo sporcato sì, per tutti i piatti tutte le cose, i no, bicchieri di tutto, da pulire. Non sono, non sono... Sì. Sì, sì, sì. E tu sì, hai sì, chiamato un salotto sì. intelligentemente? Sapendo sì. che nessuno sporca, basta che chiudi, sì. è, è pulito come sì. prima. Sì. e poi, poi veramente io ho pensato a questo perché ho detto: voglio veramente creare un punto di incontro dove si possa stare bene, no? Come si fa io, insomma, a casa mia, uno spazio. Io vedo a casa mia quando vengono tutti i miei amici sono sempre contenti di stare a casa mia, si trovano bene, no? E si conversa, si parla di tante cose, si mangia, si, si assaporano le cose, insomma. È, sì. Quando vanno via ti tocca a scuola, eh sì, esatto. E invece, qua no, bravo, esatto. Non l'ho mai vista questo aspetto. Ecco, Poi ti mandiamo amore. Dire... <ride> Poi mi mandate anche amore, quindi eh, no, amore ma è... È vero, eh. certo. Sì, no, però io posso dire questo: che è quello che rimane di questo salotto, di questi salotti, perché ormai sono anni che li faccio. Ringrazio sempre Enrico Valentini che ha, ha avuto. Eh, Molto affetto e molto rispetto nei miei confronti e molta stima. Ecco, del, del mio lavoro io dico sempre che i nostri amici lo sanno io faccio un puro volontariato come fai anche tu eh, caro Giorgio anch'io dei miei libri faccio beneficenza dei miei diritti di tutto eh. e quindi cerco proprio di fare un servizio di volontariato soprattutto poi quando si arriva a un certo punto della propria esistenza dove devi, è un momento di grande restituzione ecco. e quindi per me questo Volontariato su Focus è proprio una grande restituzione dei, dei percorsi che ho fatto, delle mie esperienze professionali. E, e allora nel, nel salotto rimane nella vita delle persone, è questo che io penso, che okay? questi nostri salotti, questa sera, questo tempo, queste nostre parole, la nostra conversazione eh, eh, entrano nelle case di tutti i nostri amici, di migliaia di persone che poi seguono, no? io vedo dalle visualizzazioni. E quindi sono veramente migliaia di persone che poi rimane lì, viene visto. No? E pensa quanto bene noi possiamo fare no? attraverso il salotto, il salotto è una via per il bene, per l'espansione del bene. ecco. E poi il fatto è questo: che quando vengono a casa tua, mm -hmm. tu non è che a metà salotto vai a dormire, però tu tra un po' potresti andare a dormire. E qualcuno si rivede tutta la trasmissione allora sì. il, potere, mm. il potere di internet eh, è che internet sopravvive ah, sì. a quelli che lo fanno no? sì. per cui quando sì. diventiamo tra... immortali ecco ogni diretta eh, diventi immortale ogni cosa diventa che rimane diciamo, lì siamo storicamente più estesi va bene estesi. giusto Accetto questo, accetto questo. Cioè, qui vediamo, sì. le, siamo le rovine, non so, la Valle dei Tempi mm. di si dice. Il eh, fatto che buttiamo lì piemali, questo seme e rimane lì, lì, ecco. Le sculture, capito? No? Però qui c'è la faccia, c'è la voce, c'è l'energia delle persone sì, sì. che va avanti anche quando la trasmissione apparentemente termina, sì. no? guarda che tanti io, nostri io, guarda, io, ho fatto, io ho fatto una trasmissione ho partecipato a una trasmissione dal 1997 al 2011 con Giorgio Medail grande Totem. Giorgio Medail eh. Totem, sì, mio caro amico che ha lasciato il corpo fisico eh sì. Sì. solo Ma... che Totem andava in onda la domenica sera Lo ricordo se uno, uno l'aveva persa quella puntata è persa no? sì. adesso ne trovate su YouTube Giorgio Cerquetti alcune puntate che ho riproposto. Le caricate nel oh, tuo canale, sì, bravo. Sì. YouTube Giorgio Cerquetti. Eh, era certo. bella quella trasmissione lì, è eh, totem. E però se tu la perdevi così, poi molti mi dicevano: Uè, come se c'entrassi, ma non si possono togliere le canzoni, ma non si può togliere la pubblicità. <ride> no, perché RTL è una radio commerciale che ha dato spazio a medaglia medaglia un amico invitava me invitavamo anche altri qui per fortuna possiamo fare senza pubblicità senza canzoni e tu dicevi la beneficenza sì io dico chi aiuta gli altri aiuta se stesso e eh. fare del bene fa molto bene fa bene no, anzi eh, eh. quali sono le persone più felici quelle che fanno del bene sai che di fare del bene. Sì, sai che le, le ricerche no, 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 che hanno fatto no. a livello sociologico è. Perché, eh, perché se si sei... pensa che il fortunato sia sempre quello che riceve, ma secondo me, anche chi ha, dà, è ancora più fortunato. Cioè chi ha la possibilità di dare, è più fortunato di chi riceve, perché vuol dire che ha già ricevuto e intelligentemente capisce. Restituisce, cioè una... restituisce condivide, io dico, e condivide, sì. condivide no, io dico restituisco le cose belle gli insegnamenti che ho ricevuto dalla vita li restituisco e gli altri eh, senti vabbè. io voglio, voglio farti questa domanda che ha fatto un nostro amico mica non lo so perché non riesco a leggere e, e, allora eh, hanno chiesto come si fa a riconoscersi perché tu hai citato precedentemente che hai riconosciuto, ecco, e quindi hanno chiesto: come si fa a riconoscersi in questa vita quando ci si ritrova a contatto, ci si ritrova a contatto con delle anime che, con le quali abbiamo avuto incontri in vite precedenti? Allora, siccome in Europa è già successo, gli hanno dato diversi nomi, mm. chi ha detto colpo di fulmine, no, fulmine, boom, delle società. Chieto déjà vu, ritorno di fiamma. Ci sono state varie interpretazioni. Le anime Le... gemelle. Mm. Lì, però, sai. È già diverso questo. Già diverso, no? Sì, certo. Anche perché poi sì. questa parola gemella, in inglese la chiamiamo soulmate, vuol cioè dire compagno dell'anima. Sì, sì. Gemelle sembra che devono essere uguali, invece non credo... Mm, perché ci sono che rimaste unici. sempre unite, ecco. E perché noi siamo unici e quindi l'unicità okay. non è gemellare. Quindi c'è stata sempre questa idea, ma ci siamo già visti, déjà vu, uh, colpo di fulmine, no, non capisco come mai, è come se... Sentire che si se conoscessimo se... già. Da sempre, no? C'è tutto okay. un linguaggio... Okay. Per spiegare semplicemente vite precedenti, alright, tutto dice no? se uno accetta la reincarnazione, non dice ci conosciamo da sempre, ma ci conosciamo da prima, no? Perché sempre è molto più che prima. No? Sta entrando, sta entrando. Se... Io sono nato in Italia, sono felice di essere nato in Italia per l'alimentazione, per la compagnia, la cultura spirituale e artistica italiana, e ho sempre parlato di reincarnazione anche da bambino, da ragazzo, e mi ha salvato il senso dello humor, no, perché? Perché, sai, vedevano uno che parla così, no? a me mi ha bocciato in prima media. Per... Mm -hmm. Sì, perché dicendo queste cose no, rischi di... di Il senso dello humor è la sdrammatizzazione. No? Bisogna sempre saper cogliere la sdrammatizzazione. No? Cioè, ah, la reincarnazione non esiste. Però è una bella illusione, io dicevo. No? Però come immaginazione non è male, no? Cerco... <ride> Beh, ti ricordi? Io mi ricordo, no? <ride> sì, sì. ricordo Ghiton, il filosofo francese, e lui ha scritto in un suo libro questa frase eh, che mi aveva colpito molto. Eh, in cui lui diceva: Beh, male ha fatto la Chiesa cattolica a cancellare il concetto della reincarnazione, no? dai testi. Eh, perché eh, lui dice: Insomma, se tu vivi tutta una vita pensando che hai solo vissuto che questa vita era l'unica e che si vive si muore bom, è finito tutto se poi quando arrivi di là eh, scopri che non è vero che era finito tutto no? poi dopo cioè, ci rimani male è molto meglio credere in una reincarnazione, se poi arrivi di là non succede niente pazienza però eh, se tu invece hai vissuto devi stare preparato esatto ecco. quando vuoi dire c'è un volo quando vedi che c'è il nuvolo, meglio uscire con l'ombrello. Quando vedi che forse non sa cosa c'è di là, meglio era preparato. Però, una piccola correzione: non è la Chiesa Cattolica che ha attaccato la reincarnazione, ma Giustiniano. Sì, lo so, ma questo era Ghiton che scriveva, eh, il filosofo ah. francese scrive, era il filosofo francese Ghiton che scriveva che Vabbè. quello è stato il filosofo a cui Mitterrand si è rivolto quando gli hanno detto che lui era, aveva un tumore, che aveva più pochi mezzi da vivere. Ah. E allora l'ha cercato, gli ha chiesto, ma Dio sì, esiste? Però, guardiamo. Però per, per informazione storica: la sì. rincarnazione è stata messa fuori legge non dalla Chiesa. Ma, Ma... Allora, da l'imperatore Giustiniano a Istanbul, successore di Costantino, generale serbo, che ha militarizzato in modo verticale il cristianesimo. E nonostante questa, cinque secoli dopo Cristo, questo anatema contro Origene, che era uno dei pari della Chiesa, la nazione certo. ha resistito. Tanto è che è stata attaccata dall'Inquisizione. Dagli psichiatri, da, da, dai manicomi, perché uno dice: Io non Beh, sono, so. altro, io sono Luisa. Eh. Oh, sei pazzo. Cioè, quindi, io, io, però, quando crescendo parlavo di questo. Mi drammatizzavo dicendo: certo, che se ci fosse la rincazione sarebbe bello. E lì mi davano tutti ragione. Certo che dopo certo la morte, questo, no, lo dicevi sei così, male, eh. Male. eh, no, è una bella idea, no? eh. Certo che come ipotesi è suggestiva, dicevo, no? E intanto... La cosa girava, non... ecco. No, intanto introduco... No? Certo, io, certo. io sono riuscito a spiegare anche la canzone a mia nonna. Eh? Certo. E cosa hai detto a tua nonna? Allora, mia nonna apparteneva a una famiglia anticlericale, infatti l'hanno chiamata Iside, che era proibito, perché bisogna andare in nomi di santi. Certo. e ascolta, mia non venivi nonna, battezzato con quei nomi eh. non eh, venivi va... eh, vabbè, ma battezzata ma l'hanno battezzata ah no ma lei non eh. era battezzata scusami si chiamava Iside Iside sì. e chi va a sposare uno che si chiamava Pirro quindi però... due famiglie anticlericali no Pirro e Iside sì. da lì nasce Ugo e da Ugo io no quindi ma io l'ho conosciuta mia nonna allora io usavo questo sistema, no? Dicevo nonna Iside, la chiamavo sia come nome che come ruolo. Nonna Isida quello che tu sai, io lo so. Quello che io so, tu ancora non lo sai. E facevo degli spot, no? De, delle pubblicità, no? Buttavo lì delle frasi e, e lei non poteva tapparsi le orecchie, no? Così, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, no? Dicevo frasi, una gabbia. Anche d'oro è sempre una gabbia. All'inizio è meglio una gabbia d'oro. Però dopo un po' è sempre una gabbia. la gabbia d'oro ti limita alla libertà come la gabbia di ferro. No? C'è il mio sistema. Quando è morta, 52 anni fa, no? ha, ha detto a mia madre prima di morire, ascolta Giorgio, ha ragione lui. Però mia madre, Vincenzi, me l'ha detto 25 anni dopo diceva, ma sai cosa ha detto una nonna prima di morire? Dico, ma io lo so già che ho ragione io, nel senso, non tanto perché voglio avere ragione, perché la reincarnazione è un dato di fatto. Io sono il testimonial di me stesso, perché sono veniva a dire, ma tu come fai a parlare così della reincarnazione? Eh, perché io ricordo e non sono l'unico. E quelle in sono state le prime cose che hai ricordato, Giorgio? Queste sono state le prime cose che hai ricordato? Il, il, il Gange, il fiume Gange, sì, il Gange scusa, l'Himalaya, mm. gli antichi maestri e l'alimentazione vegetariana. E è stato. A che età hai avuto queste tue reminiscenze? Beh, avevo. Sette, otto anni, quando ho sentito un'amica di mia nonna, Iside, che parlava dell'Himalaya per la spedizione italiana sul K2. Sì. Io quando ho sentito Himalaya, Gange, ho cominciato a spiegare dicendo che crescendo sarei andato là. Ma era il 1953. Cioè, no? No. Ah, allora, fai, sai, puoi andare in India? Poi allora sì, non era. Nonna, perché avevano un salotto letterario. Loro sì, che avevano il salotto letterario in piazza del Popolo vicino a Meletti ad Ascoli, con lo aveva... no, se... eh. Beh, una, una volta c'erano 10-15 amici. Mia nonna mi portava. E io lì ho fatto il mio primo intervento, lo vuoi sapere? Quello sulla casa. Eh certo, dai, eh beh, ascoltiamo. Beh. Dai, racconta. Allora, mia sorella aveva cinque anni di più, mio fratello due di meno, quindi io a otto anni ero un po' il bastone della vecchiaia di mia nonna. Ah, Giorgio, accompagno. Io poi ero favorevole, accompagnava tutti i funerali. Cioè io sono sempre stato curioso, intelligente e positivo. Allora una volta io sento questo, dice, sai, quelli lì, e dicono un cognome che non voglio ridire, perché, eh, mm. non viene più perché ha litigato con quelli là. In genere in quel periodo lì, nel 1952, 1953, 1954, non, 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 mm. uh, i bambini non li facciamo parlare. Io ero l'unico tra l'altro perché dovevo accompagnare mia nonna. Allora lì però io c'ho voglia di parlare. Allora io ho detto, io lo so perché hanno litigato. Allora e tutti questo. questi anziani si girano piano piano... piano, piano. E perché hanno litigato? Perché sono nervosi. Quindi, dicendo, sono nervosi, non è che abbia detto qualcosa di nuovo, però di colpo, proprio ispirato da me stesso, ho detto... Loro sono nervosi perché mangiano la carne, ecco lì. Quando ho detto mangio la carne, tutti hanno aperto gli occhi. Fa e una che era vicino a me perché io ero in piedi. Mia nonna in poltrona c'era cioè le poltrone, no? In salotti salotto dove sì, le finestre davano su piazza del Popolo a scorpicciano. Ha detto spiega meglio. Ecco quando mi ha detto spiega meglio. Io al momento ho dovuto creare la spiegazione e sai cosa mi è venuto? Intanto ero contento che finalmente, dopo tutto quello che sentivo io in questi incontri, io dico, finalmente mi ascolto. Età sette anni e mezzo. Allora, loro litigano perché sono nervosi. Sono nervosi perché mangiano la carne. Perché quando uno mangia la carne, mangia anche i nervi e se uno mangia i nervi diventa nervoso. Bellissimo. <ride> Poi il, Bellissimo. Professor, il professor Massignani, preside del sì. liceo classico, quando è morto Benedetto Croce, c'erano queste, quei fazzoletti tutti con le sigle, oh, è morto, lui si alzò in piedi e disse basta piangere. È vero che è morto eh, Benedetto Croce, è vero che abbiamo perso un grande filosofo, ma per fortuna c'è il nipote della signora Cerquetti. <ride> Capito. Oh, Grazie a ragazzi. <ride> Quindi ti ha, ti ha legittimato pubblicamente. Eh. Beh, <ride> Beh, pensa comunque il fondatore del, della macrobiotica, no, Zawa, che diceva che gli uomini mangiando la carne poi diventano come le bestie per cui fanno i versi delle bestie e, e quando noi facciamo... Mm, mm, ma sai, mm", così, ecco, ricordo che quando negli anni sì, 70, però, quando lessi questo... Io Ho sentito dire anche a certi bambini, mangia la carne che diventi forte come un toro, ma il toro è vegetariano. È il toro... L'elefante sono gli animali più forti nel vivere, certo. non mangiano mica la carne, non mangia la carne. Se pensi che il leone, sì. la maggior parte dei leoni muoiono di fame quando non corrono più, o se una spina rientra nella gamba, il leone muore di fame, il leopardo muore di fame se si rompono le gambe. Gli animali vegetariani non muoiono di fame perché l'erba è dappertutto, il verde è dappertutto e quindi se uno vuole diventare forte come un toro non deve mangiare la carne ma deve mangiare quello che mangia il toro. Allora, cara sì, Anna, ti ringrazio. Ecco, mi... di Infatti, volevo da... dirti, caro Giorgio, ho visto l'ora, non voglio veramente approfittare così. No, tanto, ma siamo ecco scritti te, però... eh? Guarda, veramente e spero che anche i nostri amici siano stati bene come sono stata bene io con te certo. questa sera. Spero che tu sia stato bene. Ma guarda, visto che l'argomento interessa, se a te interessa sì. io ho scritto dei libri, anche questo, la scienza eterna della reincarnazione, sì. possiamo fare un'altra puntata. Riorganizziamo più... un salotto, dopo, le, dopo la pausa estiva riorganizziamo. Eh... Sulla reincarnazione. Benissimo. Reincarnazione, no? Dando Benissimo. dei consigli su come ricordare le vite precedenti. Dai, e facciamo come un salotto solo su questo. Eh? Facciamo un saluto solo su questo argomento, sulla reincarnazione, Giorgio. Vieni. Il titolo è La scienza eterna della reincarnazione. La scienza eterna. Perfetto, prendete la. Perché nostra, scienza, per vuol dire, scienza vuol dire che c'è essere una prova. Ma scusa, uno che ricorda non è una prova. Sul pianeta Terra, quelli che ricordano la vita precedenti sono milioni. Quindi. La reincarnazione ha milioni di testimoni. I te, di testimoni, di fatti questo è il problema, il grande problema, perché nella scienza quella cosiddetta ufficiale... Incluso il Dalai Lama che hai incontrato tu, l'ho incontrato anche io, è. anche lui. E 14 incarnazioni che fa il Dalai Lama. Certo. Bene, allora Quatorze saluto tutti gli amici, tutte le persone. Che ci hanno accompagnato con amore e con amicizia in questo salotto, ma soprattutto manteniamo in vita Anna Tamburini. Questo è come Grazie. la mantenne: questa ragazza di 71 anni, mandanti eh sì. amore buona energia. Amore e buona energia. Dai. È lunga vita focus 3.0, il mistero della vita. La nostro... vita ad Anna che poi mantiene il vita <ride> eh, Bisogna dire che Enrico Valentini, che è stato quello che ha avuto l'idea sette anni Ma fa. dov'è Enrico? Enrico, Enrico ci segue. Enrico ci segue da fuori. Ah, ciao Enrico, <ride> ci segue, specifiche. ecco. Ciao Enrico, quindi, eh, grazie ecco. per l'idea eh. Sì, di fatti, io glielo dico sempre. Che lui ha avuto questi, è stato il primo a aver avuto questa idea. Poi gli altri gruppi sono nati un po' tutti, grazie a, a, a Enrico. Ecco, che ha avuto a questa Enrico. idea. Allora, Enrico. grazie Enrico, lunga vita al caro Enrico, benissimo a Giorgio. Voi, ricordiamo voi. ai nostri amici i, i, i tre passaggi importanti. Io merito. No, no, io voglio, io, voglio, io merito. Per, per, io voglio stare bene, mi spero sinestro. Io merito di stare bene, mi saluto destro all'emozione, e quindi io scelgo di stare bene. Dai, perfetto. Quindi io, voglio, io merito, io scelgo. Io scelgo. Abbiamo il compito per le vacanze. <ride> Buona eternità. L'eternità, se vuoi, è una vacanza senza confini. Bravissimo, proprio così. E io sono felice di entrare in questa lunga vacanza e eh, di avere parlato con te di queste tematiche così, così importanti per il nostro cammino, per la nostra evoluzione. Lunga vita a Giorgio Cerquetti. Lunga vita, e tanto a Giorgio, amore a Giorgio Cerquetti. E viene in vita con l'amore e buona idea, Anna Tamburini. <ride> Grazie, Giorgio. Grazie e una rivederci a tutti i nostri amici. Vi do appuntamento al prossimo mercoledì al prossimo salotto di Anna su Focus 3.0: il mistero della vita. Giorgio, grazie, 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 grazie.